10 gennaio 2015, benvenuti a Minturno per la sfida tra i padroni di casa e il Lido di Ostia e la 16ª giornata di Serie C1. È tutto pronto, si attende solamente il fischio dell'arbitro, si sono caricati i padroni di casa con il loro consueto circolo in cui hanno urlato Minturno, Minturno. E ricordiamo che dalla vostra destra alla vostra sinistra in maglia nera attaccherà il Lido di Ostia, mentre dalla vostra sinistra alla vostra destra attaccherà in maglia bianca appunto il Minturno. E vi diamo adesso i nomi dei protagonisti. In porta per il Minturno c'è Saviano, in difesa con il difesa c'è ecco, diamo intanto, registriamo che c'è stato il fischio d'inizio da parte dell'arbitro, a breve torneremo con i nomi dei protagonisti. Dicevamo, c'è anche il numero 13 capitano Stanziale, il numero 3 Simeoni, il numero 21 Silva Alves e il numero 16 Tapia. Ecco il primo tiro indirizzato verso la porta del Minturno, fermato proprio da capitano Stanziale, la sfera non esce, qui c'è una sfida molto dura tra vari giocatori. Andiamo invece con i 5 titolari per il Lido di Ostia. In porta Mirko Laudicino, poi c'è il numero 4 Aviglia Fernando, qui che va a forte impressione, riceve la sfera ora Tapia che deve appoggiare nuovamente verso Saviano, il portiere che quasi esce dall'aria, da capitano Stanziale, lancio lungo ricevuto però da Simeoni che sbaglia nello stop. Diciamo, c'è il 4 Avila con il numero 10 Grassi, con il numero 5 De Santis Paolo, il capitano del Lido di Ostia. E poi attenzione, ancora De Santis che gestisce la sfera, palla che prova a essergli restituita, non ci riescono. E dicevamo, a completare il quintetto iniziale del Lido di Ostia c'è De Nichele, Daniel, Eduardo. Qui è forte la pressione del Lido, Lido che deve andare a riscattarsi dopo la sconfitta nella Final Four di Coppa Lazio contro la Capitolina Marconi. Ecco De Santis chiama Aviglia, il movimento veloce dei compagni, qua sfida tra numeri 13 Stanziale, De Nichele. De Nichele resta giù, De Nichile scusate, De Nichile resta giù, e quindi calcio di punizione per il Lido. Due uomini in barriera sistemati da Saviano, ovvero Tapia e Stanziale. Tutto pronto, De Santis guarda anche il movimento dei compagni, parte Paolo De Santis, è uno schema, palla dietro, deviazione, finisce lontano dalla porta di Saviano. Pressing alto del Lido di Ostia, subito a mettere in difficoltà nel palleggio i ragazzi del Minturno, qua però che vanno bene al tiro e la rete del vantaggio di Silva Alves. Parte subito bene la stagione 2015 del Minturno. E quindi inizio shock per il Lido di Ostia che stava mantenendo il pallino del gioco. Al primo contropiede superano il pressing forte i ragazzi di Mister Cardillo e vanno a segnare la rete dell'1-0. Aviglia adesso allarga per Paolo De Santis. Ancora Aviglia a ricevere, Federico Aviglia, che serve un compagno che se la porta sul destro, il passaggio per De Nichile che da pochi centimetri non riesce a indirizzare la palla verso la porta di Saviano. Qui errore nella misura del passaggio di Simeoni. Paolo
Paolo De Santis, il capitano, ancora a servire a Vila. Sfera mantenuta da Grassi, data nuovamente a De Santis che prova a vedere un movimento di De Nichile, movimento che non c'è. La palla torna in possesso quindi ai ragazzi del Minturno. Saviano. Qua buono il gioco di gambe di Simeoni, che non riesce però a raggiungere lo spunto del portiere avversario. Nel frattempo avevo detto che in porta c'era Mirko Laudicino, invece mi sono proprio ora reso conto che è Patrizio Paradiso il portiere titolare questa sera per il Lido di Ostia. Ricordiamo, questa è la prima partita di campionato del 2015. Lido ha avuto modo di disputare, come in precedenza detto in fase di cronaca, anche la Final Four di Coppa, e nel nuovo anno per il Minturno invece è la prima partita ufficiale. Palla allargata verso Paolo De Santis, il capitano che vuole il movimento dei compagni. In realtà in questo momento non c'è questo movimento da parte dei ragazzi in maglia nera. Qui palla recuperata in qualche modo da Grassi, che dà nuovamente dietro per De Aviglia. La sfera si va a incastrare sul soffitto della struttura qui di Minturno. Battuta adesso De Santis, ancora forse avrebbe anche la possibilità del tiro. Si scarica invece verso Grassi, che da ultimo deve essere attento perché c'è Silva forte in pressione su di lui. Grassi allarga nuovamente per Aviglia. Aviglia qui... ora Grassi a gestire, adesso è il Minturno che va in pressione. De Santis però supera la pressione, una palla ancora scaricata dietro verso Grassi che pensa al tiro, va De Nichile, ancora palla dentro e palo colpito da Aviglia, poi De Nichile e il miracolo di Saviano. Un brivido per il Minturno, Saviano è arrivato a difendere la propria porta nel migliore dei modi, perché era un'azione ben orchestrata, questa sì, del Lido di Ostia, non molto quest'altra invece, dove i giocatori sembrano nuovamente troppo fermi. Infatti è stato Aviglia a chiamare il movimento a Grassi, che era rimasto dietro. Nuovamente sfera verso il numero 4, che da Grassi la rende ad Aviglia, Federico Aviglia per Grassi, ora da De Santis che carica il tiro, una finta, Tapia però resta sul pezzo e quindi non può passare. De Santis che adesso allarga, è un gran giro palla quello del Lido di Ostia, però non guadagna praticamente metri. Vediamo adesso Paolo De Santis, tocca con la mano probabilmente l'autore del gol dell'1-0, Silva Alves. L'arbitro fa continuare un tiro dalla gran distanza addirittura di Paradiso, che potrebbe far partire il contropiede degli avversari. Qui invece si va avanti ancora con Lido di Ostia, la puntata di De Santis sull'esterno della rete. E Saviano chiede ai suoi compagni di allungare la squadra, poi serve però Tapia che è l'uomo più vicino a lui. Silva ora nuovamente capita stanziale, ecco Tapia con il tacco per Silva, duettano bene i due sudamericani qua, però Tapia non riesce a tornare sul pallone e allora sfera verso Grassi, palla dentro verso De Nichile, Tapia può partire tutto solo, per l'arbitro questo non è fallo, effettivamente si è lasciato cadere Tapia. Allora Paolo De Santis, ancora lui, va per Grassi. Grassi che serve nuovamente Paolo De Santis col tiro cross verso Aviglia, che non arriva sulla sfera. Ricordiamo il risultato sempre 1-0 per i padroni di casa. E Lido di Ostia però non si arrende, anzi sta provando a costruire un'azione per una rete. Sono stati colpiti al primo tiro in porta proprio di Silva, che qua prende il pallone, lo rende a un compagno, ora sfera verso Tapia che riesce a tenerla in campo solo per un momento. In realtà la palla esce poi in un secondo momento e quindi rimessa laterale battuta dal Lido. Grassi da per Aviglia e non si capiscono il 10 e il 4, infatti Grassi si lamenta con Aviglia. Qua De Santis riesce a passare su una situazione veramente difficile, si spingono
in due, sfera recuperata dal Minturno, ce l'ha il numero 10 Savastano, appena entrato Savastano, miracolo, attenzione a porta vuota, il tiro e Grassi salva poi Savastano, Francesco Savastano per il 2-0 del Minturno, due tiri e due gol per i padroni di casa. E quasi Simeoni intimorito da Grassi in scivolata, non segnava poi la palla, però arriva al nuovo entrato Francesco Savastano che brucia così il portiere avversario. Qui ecco, è iniziata la girandola di cambi anche per il Lido di Ostia, è entrato Antonello Paradiso che provava a ricevere la sfera al posto di De Nichile, palla dietro, il tiro di De Santis e parata di Saviano. Qui Savastano, ancora lui, grande giocata su De Santis del numero 10. Ora Stanziale, nuovamente Savastano qua in scivolata, resta giù De Santis, fischia l'arbitro, calcio di punizione, nuovo cambio tra le file del Lido di Ostia. Si lamentano i ragazzi del Minturno. È andato giù De Santis, una partita veramente particolare perché il Lido di Ostia aveva creato più occasioni sicuramente del Minturno, che però è stata più cinica e quando è arrivata nei pressi di Patrizio Paradiso ha segnato per ben due volte. Si litiga per chi dovrà battere il calcio di punizione, forse uno schema. Grassi è rientrato, era appena uscito, evidentemente è un calciatore affidabile. Il numero 10, c'è anche Giorgio Ruzier lì vicino al pallone. Saviano ha messo due uomini in barriera, Stanziale e Simeoni. È uno schema, Grassi, nuovamente per Ruzier che ridà a Grassi che la spara fuori. Silva adesso chiede l'1-2, non riesce a riceverlo però per un passaggio troppo pigro di Davide Simeoni. Qui Ruzier recupera bene la sfera, però Simeoni in scivolata impedisce al Lido di Ostia di costruire un'azione offensiva. Ecco ancora Ruzier, nuovamente per Grassi, Ruzier, Savastano in pressing anche in difesa, il numero 10 del Minturno, e in questo momento diciamo un risultato che si sta maturando un po' a sorpresa. Qua Savastano Stanziale a salvare, diciamo un risultato che si sta sviluppando un po' a sorpresa, 2-0 per il Minturno, il Lido di Ostia. Gran gol qua che arriva da parte di Federico Aviglia, mette la palla sotto l'incrocio, riapre la partita il Lido di Ostia. Un gol bellissimo, difficile anche da commentare perché veramente inaspettato, una fucilata di Federico Aviglia. Qui attenzione, Silva è passato, qua fallo di Ruzier, sarà calcio di punizione stavolta per il Minturno. L'arbitro conta la distanza. Ci sono Simeoni e Stanziale sul punto di battuta. Stanziale col destro o Simeoni con il mancino, Simeoni però si stacca, allora attenzione, potrebbe essere uno schema, Stanziale va col piazzato e para Paradiso. Calcio d'angolo ora battuto velocemente, qui Savastano non riesce a tirare con la giusta potenza verso la porta avversaria. Ora palla dietro verso Stanziale che allarga, Silva, Savastano non può arrivare sulla sfera, Ruzier,
per Grassi. Ancora Ruzier, ancora Grassi. Manovra ora un po' più compassata del Lido di Ostia. Ruzier prova il destro e deve distendersi Saviano. Calcio d'angolo quindi nel frattempo per il Lido di Ostia, è entrato anche con il numero 7 Luca Alfonso, che ora prova a spostarsi. Grassi spara la palla il più lontano possibile, c'era molta potenza su quel destro ma pochissima precisione. Stanziale, Riccardo Stanziale il capitano, prova a servire Simeoni, riesce a servirlo Silva, nuovamente per Simeoni che va col mancino e la spara fuori. Una partita con molti capovolgimenti di fronte, Giorgio Ruzier, ora serve Maurizio Grassi. Grassi per Luca Alfonso, ancora Ruzier, ancora Alfonso, fermato da Stanziale, il capitano, un baluardo questa sera. Ruzier, dietro per Grassi, c'è Silva su di Grassi, attenzione ancora Ruzier col destro, la mette dentro, si può distendere addirittura il minturno. Che sfida ragazzi, non c'è un attimo di pausa, le due squadre stanno duellando a 100 all'ora. Stanziale ora prova a rallentare un po' la manovra da Silva che rende a Tapia, di nuovo Stanziale. Stanziale qui forse esagera sul pressing di Grassi, subisce però fallo, sarà calcio di punizione per il Minturno. Dietro verso Simeoni, Tapia qui forse subisce fallo, non per l'arbitro, si può andare. Allora Alfonso anticipato da Stanziale, eroico il capitano questa sera, non si ferma un attimo. La battuta a Galoppi che prova a indirizzarla verso Antonello Paradiso che però non aveva capito l'intenzione del compagno. Da Saviano, serve ancora Stanziale e prova a passarla a Tapia, sbaglia un controllo non da lui, lui che ci ha abituato anche a soluzioni di classe, qui pecca nel controllo di una sfera tutto sommato facile. Allora Luca Alfonso può ripartire Lido di Ostia con un giro di palla che parte però da molto lontano all'area avversaria, praticamente nella stessa metà campo del Lido di Ostia, e diventa difficile riuscire a impensierire una difesa così chiusa come quella del Minturno. Galoppi ora, c'è dietro Ruzier, prova il destro deviato e Saviano la mette in calcio d'angolo, non si fida della presa. Ruzier qua, c'è un movimento di Paradiso che riceve la sfera ora, prova il destro, sfila lontano dal palo, dal primo palo della porta del Minturno. Simeoni, lancio deviato, va bene però per Silva che serve Tapia, attenzione vanno velocissimo questi due, Tapia dietro nuovamente per Simeoni, Simeoni in surplus, ancora Simeoni nuovamente per Tapia che prova il mancino, poi va Simeoni sempre col mancino, ora Stanziale, una finta, non c'è fallo per gli arbitri, ancora possesso Minturno, Tapia per Stanziale, Stanziale qui sbaglia però, Simeoni, Simeoni anticipato da Ruzier. Simeoni che dà a Silva. Minturno che sta giocando molto bene in questa fase del primo tempo. Lido di Ostia è un po' in difficoltà. Ruzier. Alfonso col mancino deviato, sarà calcio d'angolo. La battuta Antonello Paradiso, si sta liberando Galoppi, viene servito Galoppi dietro per Ruzier, un piattone, attenzione Paradiso, e Silva stavolta a salvare la porta del Minturno. Si va dall'altro Paradiso, il portiere Patrizio che prova un destro che va molto alto sopra la traversa. Non c'è un attimo di pausa stasera qui a Minturno.
invece una piccola pausa perché Saviano deve raccogliere una palla che si era incastrata dietro la propria porta. Qua Ruzier di testa, bene per Alfonso, ancora girata verso Ruzier, Ruzier col destro, ma ancora una volta arrivano prima i difensori del Minturno a deviare il pallone. Ruzier con molta potenza, poca precisione. Tapia, qua è lui che pecca di imprecisione. Ruzier, Alfonso, Alfonso, serve nuovamente Galoppi. Ruzier, Alfonso ancora, adesso sta velocizzando il giro palla al Lido di Ostia come voleva il mister. Alfonso prende l'esterno della rete. Ora Stanziale, spera toccata con la mano, per l'arbitro non c'è fallo. Stanziale la devia ora in rimessa laterale. Ancora Luca Alfonso, una palla dietro verso Paolo Galoppi. Alfonso, Paradiso, Paradiso fa sponda per Galoppo che sbaglia il tiro, può ripartire Silva ma sono 3 contro 1. Ruzier, scivolata, mette la palla in rimessa laterale. Evidentemente non sentono le scorie delle feste natalizie i ragazzi in campo perché stanno correndo veramente molto. Stanziale qua, serve nuovamente Silva, dà al compagno Tapia, Tapia provava a partire in surplus, non ci riesce, allora ancora Stanziale, Riccardo Stanziale supera metà campo solo per un momento, poi Davide Simeoni, Simeoni per Silva, Silva con la suola, ora Stanziale, Tapia, Simeoni, Simeoni, tutto mancino, ancora Simeoni con la punta, salva Paradiso. Sarà rimessa laterale da zona offensiva, molto vicina anche al calcio d'angolo. Simeoni con la punta direttamente tra le braccia di Paradiso che prova un rilancio lungo verso l'autore del gol Avila che però stavolta non è bravo come nell'occasione precedente. Ancora Luca Alfonso, Alfonso col mancino dentro per Avila, salva tutto Stanziale, si muove la porta e l'arbitro deve fermare la partita per andare a controllare che i pali siano in perpendicolare con la linea del gol per evitare che la palla superi la linea ma non la porta. La palla viene restituita ovviamente al Minturno che aveva il possesso della sfera prima che l'arbitro dovesse fermare il match. Qui attenzione però nei dribbling così vicini alla propria area per i ragazzi del Minturno perché è forte la pressione del Lido di Ostia, anche se su situazione del genere poi si è sviluppato il contropiede che ha portato al gol dell'1-0 firmato da Silva per i padroni di casa. Avila qua vorrebbe che si muovessero dei compagni, non si muove però nessuno. De Nichile allarga, ancora Avila che sbaglia uno stop, stavolta sì, molto facile, restituisce quindi la palla al Minturno. Nel frattempo chiama time out mister Andrea Cardillo e quindi noi diamo la linea alla regia per un break. E stiamo entrando nella fase finale del primo tempo, quindi Andrea Cardillo ha voluto dire qualcosa ai suoi ragazzi che stanno vincendo la partita per 2-1 grazie alle reti, ricordiamo, di Silva e di Savastano che ora riceve il pallone. Ha riaperto la partita con un Eurogol Avila per il Lido di Ostia e allora recupera adesso la sfera proprio la squadra ospite. Grassi per Federico Avila che allarga nuovamente verso De Santis che la rimette dentro, qua palla però recuperata dal Minturno solo per un momento, rimessa laterale in zona offensiva per Lido di Ostia. Ancora Grassi da Avila, Avila parte il sorpasso, supera Savastano, qui attenzione perché stavano per combinare la frittata con il portiere Saviano,
palla ancora ripresa da Tapia e poi Grassi, scivolata magistrale, ma per l'arbitro è fallo. Il fallo però è stato subito in precedenza dai ragazzi del Minturno. Stanziale qui da Tapia. Tapia prova a passare su Grassi senza riuscirci. Maurizio Grassi ora da capitan Paolo De Santis con tranquillità olimpica. Serve a Viglia. Allargato ora verso De Nichile che prova a scucchiaiare dall'altra parte dove arrivava Grassi. Arriva prima di lui però Davide Simeoni, un ragazzo instancabile, non è uscito credo neanche un minuto e sta continuando a correre ormai da circa 25 minuti. Palla dietro verso De Santis, la devia Tapia. De Nichile ora prova a girare dalle parti di Grassi che pensa al tiro, poi da De Santis che la ridà Grassi col cucchiaio, la spedisce fuori di pochissimo, che brivido! E è rimasto a terra Francesco Saviano, ora però si è ripreso in panchina, ricordiamo c'è anche il secondo portiere Pierluigi Minchella per il Minturno, ma sembra tutto rientrato, fischiano gli arbitri per cui si può riprendere. Davide Simeoni prova a dare a Savastano, la sfera arriva direttamente tra le braccia di Paradiso, Savastano in recupero sull'altro numero 10, quello degli avversari, Maurizio Grassi. Molto bene, molto buono l'impatto di Francesco Savastano sul match. Palla dietro, deviata sempre da Savastano. Tocca il soffitto e quindi sarà rimessa laterale. Battuta velocemente per De Santis che prova il piazzato. La palla però non si abbassa abbastanza e non impensierisce. Quindi Francesco Saviano. Ora da Davide Simeoni, uscita di Paradiso, sono andati a contatto Grassi e Savastano. Numero 10 del Minturno adesso recupera il pallone, ancora lui, serie ai doppi passi, Grassi pulito sul pallone, una sfida dura ma corretta tra i due numeri 10. Ora dietro per Tapia che la spedisce alta. Sarà calcio d'angolo perché c'è stata sì una deviazione, chiama lo schema numero 5 Tapia, si batte però dall'altra parte, c'è Savastano che serve il capitano, ora ancora Savastano che colpisce col pallone Grassi, nuovo calcio d'angolo e nuovo schema, ancora a liberare un ragazzo sul primo palo, questa volta è Davide Simeoni. Nuovamente una deviazione, nuovamente un calcio d'angolo per i padroni di casa. Savastano la dà dietro, stavolta verso Tapia che proprio non può arrivare sul pallone, recupera nuovamente Savastano. Qua sbaglia però il controllo Davide Simeoni, scompare il pallone che riappare adesso, si può battere il calcio laterale. Grassi, palla ancora per De Santis, rimessa laterale per i padroni di casa. Silva dietro per capitan Stanziale che allarga addirittura a Saviano, il portiere serve bene qui Silva ma fa la diagonale in maniera ottimale Paolo De Santis, capitano del Lido di Ostia. Siamo già sull'altra metà campo con Aviglia che prova una deviazione impossibile verso la porta avversaria, poi chiede all'arbitro il calcio d'angolo, non c'è stata però alcuna deviazione, allora Silva ancora lui, stavolta sbaglia e Aviglia prova a servire De Nichile. Questa volta c'è stata la deviazione secondo l'arbitro, quindi sfera gestita ancora dal Lido di Ostia, palla dietro De Santis riesce a passare, si guadagna il calcio d'angolo, non per l'arbitro che era lì vicino, quindi solo rimessa dal fondo.
Saviano potrebbe andare con la lunga gittata, si affida invece a Tapia che è il giocatore più vicino, che quasi perde la sfera, poi Aviglia a lottare con Silva, Tapia può lanciare un compagno, Tapia esce bene con i piedi Paradiso, poi Silva ancora con i piedi Paradiso. Patrizio Paradiso è stato un muro nell'ultima occasione del minturno. Ancora Paolo De Santis che supera la metà campo, De Santis prova a centrarsi da Denichine con il tacco per Grassi, Grassi pensa al tiro, se la porta sul destro, ancora il 10, poi De Santis, una finta e il capitano rimette le cose a posto, 2-2 segnato da Paolo De Santis. Proprio al termine della prima frazione subisce il gol del pari il minturno. Il Lido di Ostia che stava attaccando forse con meno convinzione in confronto all'inizio della partita trova invece una realizzazione importante con il proprio capitano Paolo De Santis, uno dei giocatori più d'esperienza di questo Lido di Ostia, mentre arriva anche il fischio dell'arbitro. Termina così il primo tempo, 2-2, tutto da rifare qui a minturno. Tutto pronto per il secondo tempo, questa volta attaccherà dalla vostra destra alla vostra sinistra. Tutto pronto per il secondo tempo di minturno Lido di Ostia, questa volta attaccherà dalla vostra destra alla vostra sinistra la squadra padrone di casa del minturno, mentre dalla vostra sinistra alla vostra destra gira in maglia nera il Lido di Ostia. Ricordiamo come è iniziato il match, ovvero con uno sprint dei padroni di casa. Attenzione qua Silva, proprio Silva fu autore del primo gol, si era portato addirittura sul 2-0 il minturno, poi il recupero, attenzione De Santis che tra l'altro ha confezionato proprio la rete del pari al termine della prima frazione, diciamo, quindi da 2-0 a 2-2 parte il secondo tempo con questo risultato, parte quindi in equilibrio. E quindi si dovrà giocare tutto nel secondo tempo. Qua deviato il tiro di Fred e poi deve metterci la manona Saviano. Aviglia che ha già segnato, è rimasto incastrato nella rete Saviano. Aviglia che ha già segnato una rete nel corso del primo tempo, più conosciuto probabilmente da tutti quanti come Fred, il suo nome di battesimo è Aviglia Faria de Andrade Federico. Ecco Fred Aviglia la battuta, palla dentro e ancora una deviazione di Saviano. Molto bene il numero 17 del minturno, qui Denichile va vicino al colpo grosso, ancora Fred, stavolta ci prova di testa addirittura Maurizio Grassi. Adesso si sta mangiando letteralmente i difensori Saviano, anche perché per tre volte sono arrivati molto vicino alla propria porta i ragazzi in maglia nera. Qui Stanziale allarga per Tapia, nuovamente per Tapia, stavolta sbagliando. Patrizio Paradiso ora con il rilancio per il numero 5 De Santis. Serve Denichile, nuovamente De Santis, esterno della rete. Vicino al colpo grosso, attenzione perché adesso il Lido di Ostia ci crede anche molto. Il minturno invece sembra scoraggiato e l'inizio non è dei migliori di questa ripresa. Da adesso per esempio Tapia che spedisce la palla in rimessa laterale, era un controllo facile. Denichile prova a girarsi, va col mancino deviato e ora è Saviano a prendere la palla, Tapia supera la metà campo col mancino, Tapia allarga, sbaglia però la misura del passaggio, allora Aviglia Fred, parata ancora una volta di Saviano, in tuffo il 17 che adesso sta tenendo in piedi la sua squadra. Dietro ancora Fred per Denichile, ora Grassi, finta il tiro da De Santis, ancora Aviglia per Denichile, Aviglia deve appoggiarsi dietro da Maurizio Grassi, palla ancora dentro per lui, Grassi nuovamente, hanno toccato la palla tutti i giocatori del Lido di Ostia ma non sono riusciti a trovare il giusto pertugio. Grassi, palla per Denichile che fa sponda, ancora Grassi che voleva servire con la punta Aviglia, non ci riesce perché va in scivolata Davide Simeoni, un leone.
Grassi dietro per Aviglia, ancora Simeoni, ancora Aviglia, col piazzato che sfila di poco vicino al palo della porta avversaria. Silva allarga verso capitan Riccardo Stanziale, che con il tacco da Attapia, nuovamente Silva, Simeoni adesso, Stanziale, Tapia qui sbaglia il passaggio, però Stanziale che recupera in un secondo momento il pallone, può partire un contropiede, Stanziale con la punta, il gol del capitano, incredibile, appena superata la metà campo, una puntata che va a infrangersi dentro lo specchio della porta avversaria. Non sembrava irresistibile questo tiro di capitan Riccardo Stanziale, tuttavia Patrizio Paradiso forse è stato sorpreso proprio dalla velocità con cui si scaglia un pallone con la punta. Qui Tapia, serve Silva, attenzione Silva col destro deviato e questa volta ci mette il piede Paradiso. Calcio d'angolo con Tapia alla battuta, incredibile ma vero, il Minturno nuovamente in attacco in un momento in cui stava subendo, come è successo peraltro nel primo tempo. Fred ancora per De Santis, De Santis, serie di finte di De Santis che passa, e Saviano con i piedi, stavolta il numero 17. In piena trans agonistica Saviano, palla dietro verso Fred, deviata da Silva, sarà rimessa laterale nuovamente in zona offensiva per il Lido di Ostia. De Santis dietro e De Nichile la spara alta da due metri. Saviano serve il compagno più vicino che è Tapia. Tapia per Savastano, attenzione perché ha un gran destro, serie di finte, va col mancino, cercava un compagno, non si è mosso nessuno. Che giocata di Francesco Savastano, appena entrato, ricordiamo, nel primo tempo la sua prima giocata portò al gol del 2-0 per il Minturno. Ora De Santis per Grassi ad Alfonso, nuovamente De Santis. Non si muove nessuno, Savastano forte in pressione, passa però il capitano avversario per Paradiso, tiro deviato e deve solo abbracciare la palla in tuffo Saviano. Stanziale dietro per Tapia, ancora Silva, Silva qui, serie di giocate del funambolo con il 21. E qua Savastano stava tenendo in campo una palla praticamente persa dal suo capitano. Il numero 10 ha avuto un impatto incredibile questa sera, ogni volta che è stato chiamato in causa da mister Andrea Cardillo. Grassi col destro deviato proprio da Stanziale, l'autore del gol del 3-2, rimessa laterale, è riniziata a marce altissime questa partita, non c'è un attimo di pausa ora. Paradiso prova a passare, non ci riesce, rimessa laterale per il Minturno. Stanziale da Tapia, Tapia Cugna, Diego Andres per Silva, adesso Silva per Tapia, nuovamente a Riccardo Stanziale che dà a Silva, attenzione Tapia qui rischia di perdere il pallone sul pressing forte di Grassi, fa anche fallo il giocatore del Minturno, calcio di punizione per il Lido di Ostia, attenzione perché dai 5 falli si va col tiro libero e non è il caso in una partita come questa. Qui va a terra Savastano, evidentemente ha perso il controllo delle proprie gambe andando a 200 all'ora praticamente. Grassi scucchiaia verso Paradiso che prova lo stop di petto, Savastano a spazzarla il più lontano possibile. Ruzier per Alfonso, da Grassi, Grassi nuovamente per Ruzier, para con il piede Saviano, anzi controlla con il piede, può far ripartire addirittura i suoi. Stanziale chiederebbe il movimento di qualche compagno che però non c'è qui, Savastano esagera, prova un passaggio di prima, è impossibile da ricevere per il suo capitano, nel frattempo riesce Savastano, rientra Simeoni, qua ancora una gran parata di Saviano su Alfonso, palla dentro palo di Paradiso.
Messa laterale, una partita pazzesca qui a Minturno, tra Minturno e Lido di Ostia. Ancora palla dentro, Saviano salva e poi vede addirittura Paradiso fuori dai pali, prova a beffarlo con il tiro dalla gran distanza. Ruzier qui non supera neanche la metà campo, prova il destro murato da Silva, ora Alfonso che dà Grassi in surplus, il destro deviato nuovamente alla Silva per Stanziale, capita Stanziale, supera metà campo, la puntata e questa volta si supera Paradiso. Sarà calcio d'angolo quindi in campo in questo momento, tutti e due i gemelli Paradiso, uno fa il portiere, uno il pivot. Stanziale, il tiro deviato, attenzione a Grassi che poi allunga la mano, per l'arbitro però non c'è stato il tocco del numero 10, movimento sicuramente non era congruo, per l'arbitro l'ha toccata con la spalla, il numero 10 del Lido di Ostia, potrebbe essere un'azione per la nostra Moviola, chissà, magari al termine della partita potremmo farvi sapere di più su questa azione. Silva, ancora Silva a passare per Simeoni col mancino e stavolta non deve neanche deviarla Paradiso, non c'è stata deviazione, l'hanno visto nitidamente gli arbitri, anche io dalla mia posizione avevo avuto la stessa impressione. Alfonso per Grassi, Ruzier, ancora Ruzier per Grassi qui allarga una palla quasi impossibile da tenere in campo, sì, impossibile da tenere in campo anche per il velocissimo Luca Alfonso. Stanziale per Simeoni, adesso prova un po' a rallentare il ritmo il Minturno, vediamo se ci riesce, veramente una partita folle, a ritmi folli. Saggio per Tapia che lì non può arrivare, allora Paradiso con le mani verso il fratello, esce male questa volta Saviano ma non riesce a deviarla Antonello Paradiso e quindi la sfera finisce in rimessa dal fondo. Stanziale, il capitano a gestire, il capitano che con un gol dalla lunga distanza ha portato in vantaggio i suoi. Ancora parla per lui Rabona, distanziale, perde però il pallone il Minturno e qua miracolo di Saviano, li salva. Attenzione, siamo ancora in cronaca, contropiede con Silva dentro per Simeoni, Davide Simeoni, 4-2, a esultare, esce quasi dal campo, un risultato pazzesco in una partita pazzesca. Incredibile ma vero, risultato 4-2 per il Minturno. Attenzione però perché Lido di Ostia non si ferma mai, anche nel primo tempo era andata sotto di due reti ed era riuscita a rimontare, una partita folle questa sera qui. Attenzione perché Simeoni magari fa tiro perché gliela tirano addosso, esce in maniera incredibile, è uscito Saviano di testa fuori dall'area, qui c'è fallo di Davide Simeoni. Sta diventando una bolgia il palazzetto qui di Minturno, i tifosi adesso sì ci credono. Ruzier per Alfonso, Luca Alfonso, qua forte la pressione di Tapia, attenzione, tiro deviato ancora da Simeoni che poi la spara direttamente in rimessa laterale. Battuta adesso da Galoppi, ancora per Ruzier, Alfonso non riesce a trovare lo spunto giusto il Lido di Ostia, Ruzier nuovamente per Alfonso, serie di movimenti dei ragazzi del Lido di Ostia, non li premia Alfonso, Ruzier, Silva qua recupera il pallone, ancora Silva mette a sedere Alfonso, nuovamente Silva che potrebbe anche passarla, la passa infatti adesso per Tapia, è già tornata in difesa però la squadra del Lido di Ostia, ora Simeoni in surplus, passa in mezzo a due Simeoni. Che giocata del numero 3, rimessa laterale per il Minturno. Stanziale, Savastano è rientrato, il numero 10, un folletto il tiro che si spegne in rimessa dal fondo, è rientrato anche Capitan Paolo De Santis, serve tutta la sua esperienza in questo momento al Lido di Ostia, Lido di Ostia che viene da una sconfitta cocente con la Capitolina Marconi nella Final Four. Ruzier qua palla dentro, praticamente la spedisce fuori Antonello Paradiso, non per l'arbitro, per
Anzi sì, ecco, infatti si correggono, non erano d'accordo tra loro gli arbitri, quello più vicino ha deciso per una rimessa laterale per il Minturno. Dalla mia posizione mi sembra la decisione più giusta. Savastano qua non riesce nell'appoggio per Stanziale, dicevamo, attenzione perché Lido di Ostia non muore mai, ma Lido di Ostia ha già subito una cocente delusione nella finale di Final Four contro la Capitolina Marconi, quindi attendevamo un po' il loro riscatto, volevamo vedere se a livello mentale erano pronti a riniziare la loro rincorsa in campionato, e per ora non è così. In questo momento decisamente favorito il Minturno, ma attenzione, manca ancora buona parte del secondo tempo, perché infatti palla dentro per Silva, dicevamo manca buona parte del secondo tempo, siamo a metà del secondo tempo perché è il quindicesimo minuto. Ruzier, il tiro non viene deviato, finisce rimessa dal fondo, anzi no, sarà calcio d'angolo, c'è stata sì la deviazione, la battuta Paolo De Santis, c'è Ruzier dietro, riceve ora la sfera, Savastano salva con il polpaccio, De Santis qua recupera Stanziale, ancora Stanziale per un attimo, aveva forse pensato anche al tiro, qui Simeoni prova a passare, non riesce però perché Ruzier è molto forte, gli sradica il pallone dai piedi, ora De Santis, ancora De Santis per Aviglia, Fred si deve girare, deve andare dal proprio portiere Paradiso che non può tenerla più di 4 secondi, Ruzier qua spedisce fuori Stanziale, un fischio dell'arbitro, fallo cumulativo dei ragazzi del Minturno, siamo a 3 falli per loro, fischia nuovamente l'arbitro perché hanno iniziato senza attendere che lui possa dare il via, nuovamente riniziano senza che fischi l'arbitro e quindi va nuovamente battuto questa rimessa laterale, ora battuta regolarmente, Ruzier per De Santis, De Santis supera la metà campo, Stanziale anche qua prova ad arrivare, scusate, Savastano, tiro in calcio d'angolo per Lido di Ostia, battuto dietro Ruzier di testa per De Santis che allarga troppo l'esterno, con tutta la calma del mondo Francesco Saviano adesso a riprendere il pallone, siamo nella seconda metà del secondo tempo, Saviano qua sbaglia il rilancio, Aviglia, Fred e ancora Saviano con il piedone, calcio d'angolo. Palla dietro, recupera Saviano e qua sbaglia però il passaggio alla Ruzier per Aviglia, Fred, De Santis prova a passare, la mette dentro De Nichile però troppo pigro, De Nichile ancora a lottare contro Stanziale, capita Stanziale, adesso Silva spedisce la palla su un avversario per conquistare la rimessa laterale, per lasciare un po' di respiro ai propri compagni, Saviano, lancio lungo verso Stanziale, gran controllo di tacco, poi prova a passare sul numero 13 avversario, non ci riesce, che giocata del capitano, autore del gol del 3-2, importantissimo, adesso il risultato è 4-2, ancora una palla dentro, ancora un salvataggio con i piedi di Saviano che poi la spara più lontano possibile perché nessuno dei suoi compagni si è mosso, Aviglia, serve Grassi per De Santis che dà nuovamente a De Nichile, qua recupera bene la palla al Minturno, attenzione a Simeoni che però perde il pallone, De Nichile col collo deviato, Stanziale è distrutto, chiede a mister Andrea Cardillo di chiamare il time out, quindi quando avrà palla la squadra padrone di casa l'arbitro potrà dare time out, qui però continua ad attaccare invece il Lido di Ostia che va più con la forza di inerzia, più con i nervi che con la mente in questo momento, Grassi dietro per De Santis, ancora Fred, nuovamente Grassi, pensa al tiro, se la porta
rimessa laterale. Allora adesso sì, potrebbe arrivare il time out. Arriva adesso chiamato da mister Andrea Cardillo e quindi noi diamo una linea alla regia. Rimessa laterale nella propria metà campo per i padroni di casa, si sta maturando un risultato forse raramente pronosticabile a inizio del match, ma tant'è, il Minturno sta battendo per 4-2 il Lido di Ostia. Adesso Lido di Ostia in confusione, anche i suoi migliori giocatori sbagliano magari passaggi facili, proprio come accade adesso ad Aviglia. E ricordiamo che si è iniziato con un leggero ritardo chiesto dai ragazzi del Lido di Ostia. Siamo comunque a 10 minuti dal termine adesso. Silva recupera il pallone solo per un momento, è forte la pressione, stanziale il capitano a lottare, perde però il pallone, Aviglia per Grassi, Grassi ancora lui, sfera nuovamente dietro per Fred che dà De Santis, la recupera Simeoni che prova ad autolanciarsi, quasi ci riesce, poi Fred in qualche modo tiene la palla dentro con un miracolo. Simeoni è nuovamente sul pallone, questo ragazzo non si è fermato un attimo questa sera, veramente ammirabile la sua prestazione. Qui Silva recupera la sfera, ancora Silva, è scivolata Grassi, stavolta non prende niente nell'uomo né il pallone, rimessa laterale, zona offensiva per i padroni di casa che adesso che mancano meno di 10 minuti stanno vedendo la linea del traguardo ma non possono ancora alzare le mani dal manubrio. Simeoni per Saviano, una finta di Saviano, gambeta per lui e poi la spedisce più lontano possibile. Vicino a noi, alla nostra postazione, vediamo il presidente del Minturno che chiede al suo portiere di stare più tranquillo. Effettivamente aveva tutto il modo per rilanciare meglio il pallone. Grassi per De Santis. Paolo De Santis, palla a De Nichile che non riesce a girarla. Simeoni qua perde però il pallone. Rimessa laterale, momento di confusione di questo match. Tutto sommato però ciò va bene al Minturno perché passa il tempo, si avvicina alla vittoria. Risultato, ricordiamolo, 4-2 qui per i padroni di casa. E Lido di Ostia adesso decide addirittura di mettere il portiere di movimento perché è il momento di recuperare. Grassi per De Santis. Ancora Grassi. De Santis cercano di allargare il campo, è difficile però perché è chiuso bene il Minturno, qui però un errore difensivo, De Santis pensa al tiro, se la porta sul mancino, deviato, sarà calcio d'angolo per il Lido di Ostia, il portiere in movimento è Federico Martinelli che la dà dietro, adesso il tiro, ancora Saviano se la ritrova tra le braccia. Messa laterale, batte proprio Martinelli per Grassi, ancora De Santis ad allargare verso Alfonso. Grassi, Alfonso, Luca Alfonso dietro per De Santis, ancora Grassi non riesce a trovare uno sbocco in Lido. De Santis qua colpisce in pieno volto stanziale, attenzione perché è stata una botta tremenda, infatti gli arbitri chiedono l'ausilio, l'intervento dei sanitari da parte della panchina del Minturno. Speriamo nulla di grave perché la pallonata è stata molto violenta. È dovuto entrare Francesco Savastano, ricordo stanziale, è uscito. Quel colpo vale un cazzotto in stile box perché la palla era veramente molto vicina quando è partita al volto di stanziale. Attenzione, ancora sfera appoggiata dietro verso Grassi per il Lido di Ostia che prova nuovamente ad allargare il campo, sbaglia il controllo però Luca Alfonso, nuovo possesso per il Minturno e rientra il capitano eroico Riccardo Stanziale che vuole battere la rimessa laterale, torna in panchina Tapia, adesso riceve la palla Savastano che passa con un numero solo per un momento, però torna nuovamente De Santis su di lui, ora Grassi che gli sradica il pallone dalle gambe, ancora Alfonso a tenerla dentro, incredibile, Alfonso fa passare sotto le gambe Saviano ma era tutto fermo, era già uscita la sfera. Adesso mancano circa 5 minuti al termine del match. Saviano qua, un brivido, perde palla infatti il Minturno, Grassi col destro, ancora Saviano a salvare, Silva ora
La sfera recuperata Capitan Stanziale, che la spara il più lontano possibile e fa molto bene, perché sono vicino i ragazzi del Lido di Ostia che adesso vogliono provarci fino alla fine. Nuovamente portiere di movimento, si sta scaldando anche l'altro portiere curiosamente del Minturno, che è Minchella. Vediamo se gli dà qualche minuto il mister. Palla dietro, ancora Alfonso, tiro deviato, sarà calcio d'angolo. Alfonso alla battuta, dietro per De Santis, Paolo De Santis da Grassi. Grassi chiama il movimento di Martinelli, il portiere in movimento, eccolo che riceve adesso la sfera, da di nuovo per Grassi. Ora Alfonso, De Santis, Grassi, non si trova il pertugio giusto per i ragazzi del Lido di Ostia. C'è stato nuovamente il cambio di portiere, è rientrato il vero portiere, il portiere in movimento è uscito, adesso però rientra Martinelli, esce nuovamente Paradiso. Attacca con poca convinzione però il Lido di Ostia, De Santis nuovamente per Alfonso, ancora Paolo De Santis con la suola, prova a passare, a servire De Nichile, non ci riesce ancora De Santis. Palla dentro per nessuno, si torna dietro da Grassi che allarga a Martinelli. Martinelli nuovamente per Grassi, Alfonso, De Santis, appoggio dietro per Grassi che passa la sfera a De Nichile in maniera troppo pigra, rimessa laterale però per il Lido di Ostia. Martinelli, ancora Grassi, tutto in avanti adesso il Lido di Ostia. De Santis, palla dentro De Nichile, attenzione Alfonso, De Santis recupera Silva e con la punta la spedisce fuori di pochissimo. Martinelli andrà lui alla battuta, serve Alfonso e poi parte il portiere, attenzione erano in sei in campo in quel momento i ragazzi del Lido di Ostia, ancora Alfonso perché era in campo anche l'altro portiere. De Santis prova a lanciare Martinelli, non ci riesce, si lamentano molto dalla panchina del Minturno ed hanno ragione, erano in sei in campo ragazzo il Lido di Ostia, anche se solo per qualche frazione di secondo. Saviano più lontano possibile, sbaglia però la precisione, lì non può arrivare Silva. Grassi chiama l'uscita del proprio portiere Paradiso per far entrare Martinelli e per non essere di nuovo in campo in 6 contro 5. Grassi gli rende la sfera De Nichile, ancora Grassi, però non c'è movimento dei ragazzi del Lido di Ostia e così sarà difficile provare un tiro se non dalla gran distanza. Ora Grassi nuovamente per De Santis che provava il passaggio a De Nichile, Tapia però chiude bene la diagonale, non sa chi darla a Grassi. Nuovamente palla verso Alfonso, da De Santis, De Nichile, la scucchiaia verso Alfonso che però non ha abbastanza centimetri per stopparla, allora rimessa laterale per i padroni di casa, Tapia prova la girata dalla lunga distanza, è rientrato però il portiere Paradiso che adesso rilancia il pallone e prova ad uscire per far entrare nuovamente Martinelli che entra adesso poco al termine della seconda frazione, passa De Santis in qualche modo solo per un momento, Stanziale e esultano tutti ancora prima che la palla possa entrare in porta, è entrata, va a esultare insieme al presidente, il capitano, il cuore di questo Minturno che si porta 5-3 a pochi secondi dal termine del match. E si fa male, è una cosa molto strana nell'esultanza, Andrea Cardillo lo vediamo molto dolorante, io penso che sia qualcosa veramente di molto doloroso perché si è fatto veramente male, chiedono addirittura di chiamare l'ambulanza, una situazione veramente strana per esultare. Peraltro stavamo seguendo il capitano Riccardo Stanziale, quindi non abbiamo avuto modo di vedere cosa è successo all'allenatore che però poi si è accasciato a terra dolorante, credo qualcosa alla gamba, e a questo punto in questa situazione io coglierei l'occasione per dare la linea alla regia. Ed è riniziato in un clima surreale il secondo tempo dopo il 5-2 segnato da Capitan Stanziale, perché il mister è ancora a terra, hanno chiamato l'ambulanza, non sappiamo bene cosa sia successo, parliamo ovviamente di mister Andrea Cardillo,
prova ad attaccare il Lido di Ostia. Gli arbitri hanno dato 3 minuti di recupero. Alfonso qua tira, sarà calcio d'angolo, veramente clima surreale. Parla dietro verso Ruzier e prova a dare per Grassi, ancora Ruzier che dà ad Alfonso, palla dentro, De Nichile deviata, Martinelli, Grassi pensa al tiro, Ruzier ora col destro deviato, ancora una volta con la faccia da stanziale. Il capitano sembra avere la calamita in faccia, prende sempre il pallone sul volto. Martinelli qua il tiro che prende il palo. Calcio d'angolo quando sono già iniziati probabilmente i 3 minuti di recupero. C'è stata una segnalazione dell'arbitro, però adesso c'è anche un po' di confusione proprio perché lo potete vedere, probabilmente c'è ancora a terra mister Andrea Cardillo mentre si attende l'ambulanza e quindi è la segnalazione. Attenzione Silva! Dalla gran distanza la chiude lui, 6-2 del Minturno. E a questo punto attenderemo solamente il fischio finale dell'arbitro. E nel frattempo rinizia la partita mentre già dagli spalti stanno segnalando all'arbitro che è finita. Alfonso dentro, ancora, c'è ancora tempo per una parata di Saviano evidentemente. Adesso Paradiso a gestire, Grassi, rimessa laterale, fischio dell'arbitro, si attende solo il triplice fischio, pensavamo potesse essere questo, invece questa è rimessa laterale, Grassi. Prova la calcia addosso a Tapia per farlo allontanare, non era alla giusta distanza il numero 16 del Minturno. Qui palla verso Ruzier per Alfonso, Alfonso in surplus, prova a passare, Alfonso ora serve nuovamente Grassi, Grassi con il tacco al proprio portiere, guarda anche male Tapia, cerca di uscire, riesce a uscire Paradiso, va col tiro direttamente lui, manca poco, però evidentemente la segnalazione è diversa da quella che ci aspettavamo perché pensavamo sarebbe già finita, forse gli arbitri hanno dato un supplemento di recupero anche per via appunto dell'infortunio di Andrea Cardillo. Il tiro salvato nuovamente da Saviano e poi prova a calciare verso la porta avversaria, De Nichile, attenzione, vengono a contatto Saviano e De Nichile, va a fare da pacele Riccardo Stanziale. Gli arbitri anche stanno spiegando a De Nichile che in questo momento non c'è proprio bisogno di nervosire una partita che sostanzialmente è finita. Ricordiamo, il risultato è 6-2, mancano pochi minuti, forse solo secondi. L'arbitro dice a De Nichile di smetterla. Peraltro le squadre sono state correttissime in questa partita finora. Calcia più lontano possibile, quasi a restituire forse il pallone Francesco Saviano, mentre arriva ora il triplice fischio dell'arbitro in un clima surreale con mister Cardillo a terra, arriva la vittoria per 6-2 del Minturno.